Buonasera signori e benvenuti in questo viaggio all'interno dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Oggi vi parliamo di due importanti ricerche attive all'interno di Unimore, una sul trattamento farmacologico nei pazienti con problemi respiratori e un'altra sulle patologie di tipo psicologico e psichiatrico nell'età infantile e nell'adolescenza. Infine vi porteremo nel nuovo studentato di Via Canaletto a Modena. Il lavoro pubblicato sull'Lancet Respiratory Medicine riporta i risultati di uno studio multicentrico internazionale farmacologico condotto sulla broncopneumopatia cronica ostruttiva. È una malattia cronica dei bronchi e dei polmoni, si sviluppa lentamente, non torna indietro ed è ostruttiva nel senso che le vie aeree che portano l'aria dall'esterno ai polmoni e al sangue, permettendo gli scambi, sono ostruite. È indotta essenzialmente da fumo di sigaretta nei paesi occidentali, nel resto del mondo ancora valgono l'inquinamento atmosferico o professionale o domestico. Colpisce in media il 5% della popolazione generale, quindi in Italia siamo nell'ordine dei 3 milioni di persone, ma è concentrata nell'età adulta, cioè dopo i, diciamo, 50 anni, dove raggiunge percentuali del 20%. Per fortuna la maggior parte dei pazienti che sono affetti da questa malattia potrebbero non averla se non avessero fumato o se arrestarla se smettessero di fumare. La maggior parte ce l'ha in una forma lieve, che quindi non richiede un trattamento farmacologico continuo, ma una percentuale significativa dell'ordine del 20% richiede un trattamento farmacologico continuativo. Quindi siamo nell'ordine di 600.000 persone. Per dovuta proporzione siamo nell'ordine di alcune migliaia di persone a Modena, in provincia. La terapia farmacologica, che è primariamente costituita da farmaci classificati come broncodilatatori, serve a ridurre i sintomi e a prevenire un aspetto della malattia che è preoccupante, che sono le cosiddette riacutizzazioni. Questi pazienti, più fragili degli altri, vanno incontro a episodi, in media uno l'anno, in cui hanno più tosse, più catarro, più mancanza di respiro. E queste sono preoccupanti perché? Perché richiedono un intervento più aggressivo dei farmaci broncodilatatori che sono inalatori. Richiedono l'uso di antibiotici, l'uso di cortisone, a volte richiedono il ricovero in ospedale, eccetera. Quindi uno degli aspetti di queste terapie farmacologiche continue a cui sottoponiamo i pazienti, che sono i broncodilatatori, serve a ridurre le riacutizzazioni di questa malattia di fondo. Le due classi di broncodilatatori più note e studiate sono i cosiddetti beta 2 agonisti e gli anticolinergici. E in questo studio noi non solo abbiamo riportato o ricordato i dati di confronto fra due dei più importanti di questi farmaci, salmeterolo, beta 2 agonista, e tiotropio anticolinergico, ma abbiamo anche studiato se ci fossero una predisposizione genetica a rispondere meglio all'uno o l'altro farmaco. Allora, le conclusioni sono che in media, in generale, i pazienti rispondono meglio all'anticolinergico, a questo tiotropio, con l'eccezione di circa un sesto dei pazienti che ha una modificazione genetica del recettore per il beta 2 agonista, quindi per il salmeterolo, nei quali l'effetto del salmeterolo è uguale a quello del tiotropio. Ora, da come la descrivo sembra una scoperta minore, ma per fare questa scoperta abbiamo dovuto studiare 5.000 pazienti, seguirli per un anno, in uno studio nazionale, condotto in vari paesi, coordinato da un gruppo di ricercatori, il primo autore è un tedesco, Klaus Rabe, il primo e l'ultimo autore. Lo studio è stato promosso da una casa farmaceutica, dal centro ricerche di una casa farmaceutica che è la Boehringer Ingelheim. Ha contribuito anche un ricercatore di Harvard che si occupa di genetica della BPCO, Elliot Israel. Le conclusioni pratiche di questo studio sono che laddove, per qualsiasi motivo,
noi dovessimo scegliere fra i due farmaci e siamo indecisi fra l'anticolinergico e il beta 2 agonista, se dobbiamo optiamo per il beta 2 agonista, oggi abbiamo uno strumento per predire se funziona altrettanto bene dell'anticolinergico nel cercare questa modificazione genetica che è fattibile in laboratorio. Il professor Ernesto Caffo, docente di Unimore e presidente di Telefono Azzurro, ha organizzato insieme al professor Marco Rigatelli un convegno internazionale con esperti di tutto il mondo in un confronto sull'innovazione dei servizi per le cure mentali nei giovani. Lo abbiamo raggiunto al Policlinico di Modena, dove ci ha parlato del progetto. Il convegno verso un nuovo approccio sulla salute mentale nell'infanzia dell'adolescenza rappresenta un'occasione importante di un confronto internazionale tra colleghi americani, canadesi e i rappresentanti dell'OMS per discutere di dove dobbiamo sviluppare le nuove ricerche. Oggi abbiamo delle conoscenze sicuramente importanti che ci giungono dall'ambito delle neuroscienze, che danno un senso di una maggiore capacità nostra di individuare nel cervello un'area in cui dobbiamo ricercare aspetti importanti sullo sviluppo per quanto riguarda molte malattie mentali che troviamo nel mondo degli adulti. Sappiamo anche che la genetica è un altro strumento formidabile di conoscenza dei fattori di rischio, ma anche delle capacità del soggetto di affrontare certi problemi e quindi di avere una resilience per affrontare anche difficoltà della vita nel proprio sviluppo. E anche sappiamo che la gran parte delle malattie mentali oggi può essere identificata precocemente nell'età evolutiva, quindi soprattutto nell'ambito della fascia dai 6 ai 18 anni. Però ci sono anche delle malattie come l'autismo che possono essere individuate precocemente e possono essere seguite con maggiore efficacia se conosciamo meglio le neuroscienze. E d'altra parte sappiamo anche che ci sono dei trattamenti sia di psicoterapia sia di farmacoterapia che possono essere più o meno efficaci guardando anche attraverso gli strumenti della neurodiagnostica. Tutto questo ci riporta a una nuova area di sviluppo del nostro Ateneo in collaborazione con l'Università di Laval in Quebec, con l'Università di Harvard negli Stati Uniti, con Irvine in California e con l'Università di Losanna che coordina il progetto sul cervello della Commissione Europea, in una dimensione nella quale nuove discipline si integrano in qualche modo. Da una parte le scienze di base, una parte delle neuroscienze che provengono anche dal settore neurologico, ma è però che guarda molto anche alla dimensione dell'interazione del soggetto con l'ambiente, un'area della psichiatria e della psichiatria infantile che sono sempre più attenti a questa integrazione con la dimensione biologica dei saperi. Tutto questo in una dimensione nella quale l'Università di Modena vuole essere un po' al centro di questa riflessione, soprattutto per quanto riguarda l'Italia, per quanto riguarda soprattutto la ricerca nell'area dell'età evolutiva. Prosegue la riqualificazione dello studentato di Via Canaletto 17. 10 appartamenti che ospitano diversi studenti provenienti da varie parti d'Italia e dall'estero. Lo studentato è stato inaugurato ufficialmente pochi giorni fa e ha un indubbio significato urbanistico, culturale, di recupero di un luogo importante di Modena. È realizzato in prossimità del centro La Fenice, dove abbiamo raggiunto Serena Mignano, che ci ha raccontato la quotidianità all'interno dello studentato. Lo studentato è stato aperto a settembre, inaugurato solo la settimana scorsa, quindi a gennaio, però è funzionante e attivo da settembre 2013. Ospita circa 30 ragazzi, sono 11 camere. E in queste camere sono suddivise in appartamenti praticamente con zona letto da 1 o 2 posti massimo, una cucina che è un punto comune dove le 3 stanze o le 2 stanze possono trovarsi, il salottino e c'è un bagno ogni 2 ragazzi, quindi un appartamento può avere da 1 a 2 bagni in base al numero di camere da letto ospitanti, più zona armadio, ripostigli vari, sono appartamenti molto grandi, molto comodi e anche confortevoli. Gli appartamenti sono gestiti da Cambiamo,
Quindi la società che si occupa di ricostruire e riqualificare la Renord di Modena, e ha arredato tutti gli appartamenti, quindi i ragazzi che vengono da fuori hanno già in gestione pentole, bicchieri, tutto lo stretto necessario senza doversi portare nulla da casa. Io gestisco il Centro La Fenice di Modena, che è un centro di attività motorie, si occupa di tutto ciò che è danza, arti marziali e ginnastica, e quindi tutta la parte benessere. Collabora con l'ASL per quello che riguarda invece attività motoria rivolta a persone diabetiche o con problemi cardiovascolari e di altra natura, e siamo aperti da 4 anni. Noi ci occupiamo della gestione dello studentato per quello che riguarda la parte logistica, magari più immediata. Siamo un punto di riferimento per lo studente che arriva a Modena e che magari, insomma, spesso vengono dall'estero oppure sono comunque appartenenti all'Italia ma da paesi un po' lontani, quindi per aiutarli nella gestione quotidiana e dell'appartamento, ma proprio anche della vita modenese, diciamo così. Quindi noi diamo questa mano, questa collaborazione per conto di CambiaMo, perché così non devono passare, fare giri tortuosi a livello burocratico, ma insomma basta affacciarsi per avere un'indicazione. Tutto qui. I ragazzi qua sono divisi, per la maggior parte sono metà femmine e metà maschietti, e abbiamo notato che le donne ovviamente sono molto più indipendenti e anche sicure di sé, quindi la zona ovviamente, visto un po' le raccomandazioni, perché essendo stata classificata come zona poco sicura, all'inizio tutti avevano un po' anche il timore di uscire di casa, mentre le ragazze, diciamo così, sono state un po' più le prime, le più sfacciate a uscire la sera senza farsi troppi problemi. E la cosa più divertente è stata vedere la preoccupazione delle mamme nei confronti dei figli, soprattutto maschi, per l'adattamento al vivere da soli o comunque in coppia con altri ragazzi, quindi sono state le prime difficoltà, e nel potersi, doversi cucinare da soli, nel fare magari la lavatrice o come magari anche solamente come raccogliere il pattume e dove buttarlo, perché non abituati magari anche nella loro città, nel loro paese, a fare la raccolta differenziata, quindi piccole cose. Adesso ci sono vari problemi magari di convivenza all'inizio tra chi deve pulire e chi non deve pulire. Un episodio divertente è stato scoprire che molti lavavano magari la casa senza usare i detersivi, ma solo con acqua, perché magari sì, non abituati a farlo a casa, non gli è venuto da pensare che si usano magari prodotti igienici di un certo tipo. E no, comunque adesso man mano hanno preso il via tutti, si aiutano molto tra di loro, quindi la sera magari organizzano incontri di studio, cene, le ragazze stanno dando una grossa mano ai maschietti a diventare un po' più indipendenti. Il Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari, raccogliendo l'invito della Regione Emilia-Romagna a rendere disponibile un'offerta di master universitari a sostegno delle aree colpite dal sisma, promuove un master di primo livello incentrato su progetti e metodi per la conservazione dei beni culturali in aree a rischio di calamità naturale, diretto dal professor Alessandro Capra. Al master saranno ammessi un massimo di 15 iscritti che abbiano conseguito una laurea in ingegneria, architettura e materie affini. La domanda scade il 30 gennaio. Per informazioni contattare il Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari e consultare il sito. E anche per oggi è tutto. Grazie per essere stati con noi. Alla prossima!